Con il progetto europeo TETA saranno restaurate e rese più accessibili ai visitatori le aree naturalistiche archeologiche di Monte Sannace in Puglia e della Paleopolis di Corfù in Grecia. Restaurare e rendere più accessibili ai visitatori le aree naturalistiche e archeologiche di Monte Sannace in Puglia e della Paleopolis di Corfù in Grecia. E questo l'obiettivo del progetto TETA, finanziato con il programma Interreg dell'Unione Europea. Monte Sannace, a partire dal IX secolo avanti Cristo, ha ospitato numerosi insediamenti abitativi, fino a diventare, dal VII al III secolo avanti Cristo, il più grande centro dell'antica Peucezia, capace di dominare per la sua posizione strategica un vasto territorio che andava dal Mar Adriatico a nord, alla costa ionica a sud, ai monti della Basilicata ad ovest. Forse qui sorgeva l'antica Turie di cui parla Tito Livio. I preziosi reperti ritrovati, conservati nel Museo di Gioia del Colle, testimoniano l'importanza dei traffici commerciali, soprattutto con la Grecia, delle popolazioni peucete di Monte Sannace. La Puglia è un museo archeologico a cielo aperto ed è giusto che per questa Puglia si faccia qualcosa e si faccia qualcosa per Monte Sannace, un sito archeologico poco conosciuto ma perché non adeguatamente pubblicizzato. Stiamo rivedendo completamente la cartellonistica e quindi anche i percorsi di visita, attivando a pieno un doppio percorso, cioè quello archeologico e quello naturalistico e paesaggistico, con dei punti di Belvedere e delle soste anche presso delle edifici di tipo rurale, qualche sperimentazione semplicemente per valorizzare il sito al meglio e per dargli una più chiara visibilità anche all'occhio del visitatore medio e meno esperto. Tra le isole Ionie, Corfù, la Kerchira dei Greci, presenta un'area archeologica di particolare suggestione. È la Paleopolis, il primo nucleo abitato dell'isola. Situata nell'area di Canoni, la Paleopolis venne scoperta nel 1843. Gli archeologi riportarono alla luce il Tempio di Era, i resti del Tempio dorico di Kardaki, costruito in onore di Apollo, e ancora la pavimentazione dell'antica Agorà e le terme romane con una splendida rete di mosaici. E proprio il completamento del restauro delle terme romane è l'obiettivo del progetto TETA. Questo sito, che ha anche mosaici splendidi, sarà restaurato, la parte che non è restaurata, e dopo sarà digitalizzato. E anche alla fine noi prepariamo un edificio come centro informazioni per i turisti e i visitatori. Qual è la spesa prevista? È 250.000 euro. Nel progetto TETA abbiamo il ruolo e l'obiettivo di valorizzare, di mettere in rete entrambi i siti archeologici, quindi il sito archeologico di Monte Sannace e il sito archeologico di Paleopolis. E nel dettaglio abbiamo l'onere di progettare delle attività didattico-formative incentrate sull'archeologia sperimentale, quindi attività didattiche con lo scopo ovviamente di incrementare il flusso del turismo scolastico. A noi piacerebbe tanto poter utilizzare questo grande sito di Monte Sannace per, ecco, come fiore all'occhiello di un paese nel quale poi si potrebbero tenere degli eventi di livello anche molto alto nei siti importanti che noi abbiamo. Il castello e Monte Sannace.